i progetti più importanti e legati alla storia della Resistenza che l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri sta seguendo in questi mesi, c'è sicuramente la realizzazione di un nuovo Museo Nazionale della Resistenza a Milano, in Porta Volta. Si tratta di un progetto molto ambizioso, condotto dal Ministero insieme con il Comune di Milano, a cui il Parri sta consulendo la propria consulenza scientifica. In attesa del nuovo museo, che dovrebbe aprire nella seconda parte del decennio, si è pensato di realizzare un sito temporaneo che possa accompagnare il pubblico italiano in questo percorso del cantiere, fornendo già materiali e spunti legati alla storia della Resistenza. E a questo stiamo lavorando già da alcune settimane. Il sito, legato appunto al dominio www. museonazionaleresistenza.it verrà messo online intorno al 25 aprile e consentirà di vedere già alcuni dei materiali e soprattutto del taglio scelto per affrontare il tema resistenziale, un taglio che guarda alla dimensione locale ma anche a quella nazionale e soprattutto al quadro europeo e che ragiona nel lungo periodo, dalle conseguenze della Prima Guerra Mondiale fino all'elaborazione della memoria della guerra e della Resistenza. Importante è soprattutto l'approccio alla resistenza in senso plurale, le tante resistenze non solo territoriali e ideali, ma anche nella loro modalità, la resistenza armata dei partigiani, le resistenze armate dei membri dell'esercito regio, nei diversi scenari in cui resistono ai tedeschi, le esperienze di deportazione e di internamento, le varie forme di resistenza civile, la situazione dei civili sottoposti alle deportazioni, ai bombardamenti, alle violenze di guerra e in generale il rapporto tra la guerra e la popolazione italiana. L'approccio è teso a evidenziare il ruolo della dimensione politica nella resistenza, oltre che quella esistenziale. In questo sito troveranno spazio alcuni dei materiali che poi confluiranno nel museo. In particolare segnalo la sezione timeline in cui si ragiona di un calendario sovrapposto tra tre livelli temporali, quello della storia della resistenza, quello della sua memoria e quello della realizzazione del museo, e la sezione storie, dove appunto sono contenute in forma narrativa e con un ampio supporto multimediale alcune vicende particolarmente rilevanti, significative o interessanti relative alla lotta di liberazione. Il sito, come anche il museo, hanno l'idea di realizzare un'opera scientificamente d'avanguardia, ma che sia anche in dialogo con la popolazione secondo i canoni della public history. Ci auguriamo quindi che l'esordio del sito possa trovare il favore del pubblico e auspichiamo che la sua vita, nutrita anche dall'interazione con i visitatori, possa essere un ottimo auspicio per la realizzazione di questo museo così importante per la realtà italiana ed europea. Grazie, buon 25 aprile a tutti.